Noi parlavamo delle straordinarie statistiche di Marek Hamsik, parlavamo delle straordinarie qualità di Marek Hamsik. Ieri è stato sancito l'addio definitivo a Marek Hamsik, e allora questo addio definitivo è arrivato il 14 febbraio, il giorno della festa degli innamorati. Juraj Venglos, good morning. Juraj? Hi. Hi, how are you, Juraj? Ok, very good, thank you. Agente storico di Marek Hamsik che segue Marek da sempre. How many years did you follow Marek Hamsik? So I followed him from when he was 14, 15 years old, you know, so that we can say 15, 16 years I followed him. Aveva 14 anni da quando Marek, cioè Marek aveva 14 anni da quando ha iniziato a seguirlo, quindi sono ormai 18 anni che Juraj Venglos segue Marek Hamsik. Juraj, what is the most important emotion that Marek gave you during these 18 years? So he gave me that he's really player, and not only player but person which respect to other people, and he's working always very hard, and to be always very gentle to other people and to other players and the coaches, so that is his, and his big personality. So it was for me pleasure to work with. Allora, io ho chiesto qual è l'emozione più grande che Marek gli ha regalato durante il corso di questi anni. La risposta è abbastanza sorprendente, perché poteva essere una coppa, una partita, un gol. No, il rispetto che Marek ha dimostrato alla sua persona, la capacità che ha avuto di far lavorare sempre tutti in maniera hard, forte, pressante, perché l'ha fatto con lui, l'ha fatto con tutti gli allenatori che Marek ha avuto, e quindi volontà di lavorare e rispetto. Queste le più grandi emozioni che Marek Hamsik ha regalato al suo procuratore. Andiamo anche, Alessandro, con qualche altra domanda per Juraj. Sì, Juraj, Marek ha visto la partita ieri, si è già sentito con alcuno dei suoi vecchi compagni del Napoli. Did Marek watch Napoli's game last night? Did he speak with his old teammates? Look, that he was in Slovakia, so I don't know that if he's following with boys, for sure, yes, and he's keeping fingers, you know, that that Napoli will go on Europa League, on final, so this is what I know, what I saw with Marek. Allora, Marek è in Slovacchia, sa solo che vuole che i suoi compagni di squadra vadano in finale, che vadano a Baku per vincere questa Europa League. Adesso chiaramente lo sta lasciando un po' tranquillo, un po' sereno. Juraj, vorrei chiedergli come sarà l'iter adesso, quando è che andrà in Cina, quando inizierà a lavorare con il Dalian, quando inizierà la nuova vita. Juraj, when will Marek go to China, to Dalian, to start his new career? Oh, he will go this week, you know, that everything we are preparing, so because that he wants to be as soon as possible with the new team, with the new players, because they are starting competition 3rd of March. Ok, questa settimana volerà in Cina, la competizione inizierà il 3 marzo, la nuova competizione, quindi il campionato cinese inizierà il 3 marzo, e quindi a breve raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra per conoscerli, iniziare a lavorare con il nuovo gruppo. Anche perché poi in Cina giocano due ex conoscenze, no, del nostro calcio, la nostra squadra, come Paolo Cannavaro ed Ezequiel Lavezzi. Ecco, Juraj si è già sentito con questi due personaggi. Did Marek speak with his old Napoli teammates like Paolo Cannavaro and Ezequiel Lavezzi? Did he ask some information about life in China or else with them? Yes, I know that he spoke with Cannavaro about the life in China and so on. So, and I think in end of March they will play again, so that he's looking forward for his match against Cannavaro. Allora, ci avevi visto giusto, ha parlato con Paolo Cannavaro, ha preso informazioni sulla Cina, ha cercato di capire quale può essere appunto la realtà del campionato cinese, e anche non vede l'ora di giocare anche contro quello che è stato il suo grande amico Paolo Cannavaro. A proposito appunto di quello che è la storia di Marek con il Napoli, ho una curiosità: ma se il Napoli avesse passato il girone di Champions, Marek sarebbe rimasto? Juraj, if Napoli goes to next round in Champions League, Marek remains in Napoli?
Look, that okay, that so Marek is Napoli in our history, of course, the serial kick fingers, and I think, you know, for sure Napoli will play, you know, Champions League next season, and with him or without him, but of course that he has one piece, he helped to Napoli, they are on second place, so that I hope they will continue like this, they will go on. Allora, probabilmente la storia sarebbe cambiata se il Napoli fosse andato avanti in Champions, perché il Napoli tornerà a giocare in Champions, certo. Però probabilmente avrebbe dato una mano diversa a Marek se il Napoli fosse rimasto ancora in Champions League. Questa allora aumentano i rimpianti così. Dopo quella notte di Liverpool. Direi che un pochino aumentano. How long was this negotiation with Dalian, Juraj? How was it difficult, this negotiation with Dalian? Quanto è stata dura la negoziazione col Dalian? Well, it was with Dalian, you know, they really want Marek, so it was from them, and about Marek, it was everything very clear and very fast. We find a solution about the agreement in a few days. It was not a problem, and of course that it was longer negotiations with Napoli, because of course it's not easy to make a transfer from China from Italy to China. So it was a little bit longer, but on the end, everything is fine. And I'm very sorry, but I have to finish because I have to go to another. Okay. Just a second for translation, okay. And last question. Only last question. Okay. Just a second for translation. Yeah. Allora, il Dalian voleva trovare una soluzione in pochi giorni. Non era facile perché il trasferimento tra Italia e Cina è sempre molto articolato, anche per motivi di carattere burocratico. È stata la fortissima volontà del Dalian di prendere Marek che ha risolto comunque la trattativa. It will be possible that Marek return in Napoli on March, in particular on Sunday 17 with Napoli Udinese to say goodbye to Napoli public. This is possible. I don't know when, but for sure he will come to say goodbye to his fantastic fans. But really, I don't know when. He will know later. Okay. You're right. Thank you so much. To stay with us. Bye. Thank you so much. Allora, gli abbiamo chiesto se potrebbe essere appunto domenica 17 il giorno del ritorno di Marek per salutare appunto il suo pubblico. Lui ha detto non lo so, potrebbe, però diciamo in questo momento una cosa è certa: ci sarà il saluto ai tifosi del Napoli, ci sarà il saluto a quello che Juraj ha definito gli straordinari tifosi del Napoli.